Antonio, Rossi, politico, atleta, canoa kayak, 50 anni, quasi 51, sagittario, ma sono sempre allegro, mi incazzo poco. Da piccolino mia nonna mi ha insegnato a tifare Milan, mi ha portato allo stadio ed è nata una grande passione. Ce ne sono tanti, Maldini. 18 maggio 94. Mi fermo qua, penso. 4-0. I successi all'inizio non erano così tanti, anzi facevo fatica a vincere un campionato regionale, però c'era la passione, la voglia di stare insieme ai miei amici, di andare sul lago, di divertirmi, sai, la trasferta col vecchio pulmino, il risultato diciamo era il contorno, insomma non era la cosa importante, la cosa più bella era vivere in allegria uno sport che mi piaceva, l'emozione che provavo sul lago. Poi è successo che ho vinto il primo titolo italiano juniores e da lì ho cominciato a sognare, prima la maglia azzurra e poi una volta vestita la maglia azzurra qualcosa di più ambizioso. Una famiglia sportiva, ovviamente non agonistica o che ha fatto sport agonistico di alto livello, però dove lo sport era sempre, insomma, era uno dei punti cardine diciamo della vita familiare. Come ti dicevo sono il quinto di 5 figli e quindi un po' gli sport della famiglia li decidevano i primi 2/3 fratelli, quindi perché mia mamma non aveva voglia di fare la taxista in giro e portare per l'eco i figli. E quindi uno dei miei fratelli faceva canoa in canottiere, io già ero un canottiere perché una delle mie sorelle faceva nuoto, quindi ho cominciato a nuotare. Dopodiché ho provato una volta a uscire in canoa e mi è piaciuto tantissimo, proprio una bellissima sensazione che ti dico ancora adesso, che non mi capita di uscire così spesso, devo essere sincero, ritrovo sempre. Lo sport è passione, è divertimento, è il rispetto delle regole, del lavoro, lo sport è amicizia, vuol dire crescere insieme ad altre persone, è un modo per crescere bene secondo me e capire anche cosa vuol dire stare bene col proprio corpo, perché ti dà un rapporto diretto, facendo sport ti dà un rapporto diretto col tuo corpo. Adesso faccio un po' di bicicletta, di ciclismo e mi serve tantissimo anche per il lavoro perché ho modo di pensare, ovviamente stando attento ai tanti pericoli che ci sono sulla strada, però è un modo anche quando vado a correre di poter organizzare la giornata e anche il lavoro. Ma marito non lo so, devi chiedere a mia moglie, quasi assente no, però insomma ho cercato di esserci il più possibile, adesso sinceramente sono anche più presente a casa e come padre insomma cerco di trasmettere i valori che ho imparato dai miei genitori, cercando di non costringerli ovviamente a fare il mio sport o fare a tutti i costi sport agonistico e a prendere le loro scelte, le loro strade, insomma, di seguire i loro sogni, non i miei. Angelica è sicuramente più talentuosa, però ha meno testa di Riccardo, nel senso che non è così agonistica. Invece da me Riccardo ha preso proprio l'agonismo e vuole sempre vincere. Invece Angelica gli piace fare sport, è un grande talento, ma non è così competitiva. Una volta finiti con i giochi olimpici di Pechino nel 2008, volevo rimanere di più a casa e volevo rimanere nel mondo dello sport, conoscere anche un mondo che conoscevo poco, magari ero spesso portato a criticare, e quindi mi è stata offerta anche la possibilità di diventare assessore provinciale in una piccola provincia come Lecco, un assessore tecnico che si occupava dello sport, insomma, quindi di stare vicino alle associazioni sportive e via dicendo. Quindi è stata una cosa graduale, arrivavo poi da 8 anni di giunta CONI, in Consiglio nazionale, sono stato presidente degli atleti europei, quindi insomma ho seguito anche un certo iter e sicuramente mi è stato utile. Dopo la provincia sono stato chiamato in regione come assessore e adesso come sottosegretario per i grandi eventi sportivi. Città in continua evoluzione, sotto tutti gli aspetti, economico, turistico, insomma di grande attrattività, sta cambiando, insomma è sicuramente la città più europea
italiana che c'è, e credo che i giochi, così come è stato per Expo, possano cambiare maggiormente in meglio la città. Credo che una delle nostre armi più forti sia stata il fatto di avere in Lombardia l'87% del gradimento per i giochi. Insomma, questo al CIO ha fatto, non poteva che far piacere, rispetto magari anche alla Svezia, che era appena sopra il 50. È stata dura, non era così scontata. Quando è venuta in Italia l'Evaluation Commission, sapevamo che i commenti erano positivi. Siamo arrivati a Losanna pensando di avere già la partita in pugno. In realtà la Svezia aveva fatto un grandissimo lavoro di lobbying e insomma, abbiamo sofferto fino al 90esimo. Giocavo attaccante, mediano, quando mi allenavo tanto anche mediano, insomma, il classico polmone. Devi sapere che una delle partite più importanti dell'anno, quando mi allenavo, era canoa contro canottaggio in Canoti di Recco, a Natale. Il giorno di Natale chi perdeva faceva il tuffo nel lago, quindi molto sentita, oltre a tutti gli sfotti, quindi assolutamente. Ho imparato a nuotare bene e a fare dei grandi tuffi. Io sono sempre stato milanista, forse perché ero il cocco di mia nonna, e mi portava a San Siro, lei milanese. Adesso non mi ricordo di preciso la mia prima partita, però mi ricordo insomma che era proprio una giornata di feste, insomma, andare da Lecco a venire a Milano, sembrava un grande viaggio, che andavo nel grande stadio e dicendo. Ma guarda, San Siro è un monumento, questo penso che lo siano per tutti, però credo che bisogna andare avanti coi tempi, e se c'è la necessità non solamente delle due società, ma anche per altri motivi, insomma, una volta che rimane c'è uno scopo sociale che per i tifosi e per le famiglie cambia relativamente poco, insomma, e le squadre ne possono beneficiare, insomma, che ci sia anche benefici per tutto il quartiere, a livello di inquinamento acustico, di viabilità, di sicurezza. Insomma, non sono contrario a farne uno nuovo. È un discorso che mi interessa, perché abbiamo previsto nel 26 la cerimonia d'apertura dei giochi di 80.000 persone, quindi sono 20.000 persone in più, però magari avrà dei servizi migliori che saranno più appetibili per sponsor o altre cose. Credo che il gol di testa di Van Basten, semifinale d'andata a Madrid contro il Real Madrid, sia molto importante. Cross di Tassotti, penso intorno all'80esimo, adesso non mi ricordo più il momento preciso. Bellissimo gol, che poi non è entrata subito, quindi è stato molto emozionato. Poi vabbè, il ritorno è stata una partita esemplare, quindi insomma, però aveva lanciato il grande Milan, il diavolo. Il calciatore è la bandiera, è l'umiltà, il saper lavorare, la tecnica, il talento, insomma, il sacrificio rispetto ad altri ruoli, insomma, il star sempre un passo indietro, insomma, l'umiltà soprattutto. Conosco Paolo e in realtà di consigli ne posso dar pochi, perché credo che sia veramente una persona capace. È un ruolo il suo molto difficile, sicuramente come me preferiva giocare o essere atleta che rivestire il ruolo attuale. L'unico consiglio che posso dargli è che insomma non si può costruire una grande squadra in poco tempo, e quindi bisogna avere la pazienza, la voglia, la grinta di crederci sempre e di costruire passo dopo passo una grande squadra, e sono sicuro che arriveremo a farlo. Si è puntato anche su una squadra giovane, insomma, quindi bisogna dargli la possibilità di crescere. Credo, insomma, anche per quella che è stata la mia esperienza personale, dico che i risultati non si costruiscono in poco tempo, quindi basta credere nei propri mezzi e nelle persone con cui vivi e con cui lavori, e credo che con la grinta e con la voglia di lavorare si arriva sicuramente. In porta sì, metterei Gigio, sì, assolutamente, Donnarumma. Poi Gattuso, perché lo vedo che corre ovunque, esatto. Maldini, perché Maldini, però un po' secola riserva, insomma, che mette anche Donadoni, insomma, certo. Quindi poi certo. Donadoni, Ronaldinho, Simone e Ibra. Van Basten però insomma è un po' più delicato, sì, mi tenta, però ho paura da fare la caviglia, quindi. Io ho sempre avuto compagni più forti di me, quindi ho bisogno di uno dietro che spinge, quindi uno forte.
Desai o Ibrahim, dicevano, ma questi chiamano dei colossi. Inviterei Ganz, così mi parlerebbe cosa si prova a allenare le donne. Una grande espansione soprattutto dopo che hanno vinto il derby. Esatto. Quindi io seguo solo loro. Esatto, 3-1. Mi allenavo spesso negli Stati Uniti, dove il calcio femminile insomma ha grande notorietà, e quindi sono ben contento e spero insomma che possano arrivare anche più sponsor e più visibilità per loro, perché insomma, meritano. Beh, 120 anni è tanta storia, tanti giocatori, tanti allenatori, è tanta emozione, tante passioni. Io sono sicuro che si continuerà a scrivere grandissime pagine dello sport italiano più seguito e che avremo sempre questa grande passione per il Milan. Tanti auguri.